Secondo il filosofo Luciano Floridi di Oxford, il limite nell'utilizzo di queste tecniche è nella possibilità dei cittadini di non partecipare al gioco e nella privacy. Esattamente, sono due limiti molto importanti. Allora, dobbiamo essere contenti del fatto che abbiamo ancora questa possibilità. Oggi in Cina lo Stato cinese introduce il sistema di credito sociale. Se ci pensate è un sistema a punti, è un sistema dove un cittadino che si comporta correttamente secondo le regole che determina il governo ha accesso ai servizi essenziali, ma viene penalizzato nel momento in cui non lo fa. Quindi il primo problema è questo, la libertà di scelta dove esiste e fino a che punto esiste. E l'altra è l'intrusione della privacy. È naturale che questi sistemi intanto funzionano in quanto chi li applica, quindi il governo in questo caso, ha a disposizione dati. Più sono i dati, più è funzionale lo strumento, ma appunto lo scambio è tra i dati e il successo dell'esperimento. Nelle società in cui c'è un gioco cittadino, come ad esempio è accaduto anche a Seul, e c'è un reward, c'è una ricompensa in termini economici o anche di prestigio sociale, subentra ovviamente il piacere della ricompensa. Questo piacere della ricompensa, che somiglia un po' al like di Facebook, in fondo non distrae un po' da quello che dovrebbe essere veramente la politica? Sono d'accordo, è un rischio consistente ed è un rischio che si misura soprattutto nel lungo periodo. Allora, se parlate con uno sviluppatore videogame vi dirà che tendenzialmente un videogame, quindi un gioco puro, si misura con una curva che è la curva dell'engagement, cioè dell'interesse. E questa curva misura la difficoltà del gioco e quanto è sfidante questo gioco. E inevitabilmente, per quanto perfetto possa essere, a un certo punto decade l'interesse. E questo è un problema se lo applichiamo nelle politiche pubbliche. Perché se l'obiettivo immediato è coinvolgere i cittadini, nel momento in cui sul lungo periodo torniamo all'inizio, evidentemente questa non è stata una soluzione definitiva.